Due feriti, per fortuna non gravi e tantissima paura. Oggi pomeriggio in via Foro Boario, dove attorno alle 15:30 un albero di grosse dimensioni è stato letteralmente sradicato dal vento ed è caduto sulla strada, colpendo due auto ed uno scooter. Ad avere la peggio, proprio il conducente del mezzo a due ruote, ferito ma non in modo grave, trasportato all'ospedale di Cona. Soccorso dai medici del 118, anche il conducente della Fiat Punto, illeso ma sotto shock, visto che l'albero ha schiacciato metà dell'abitacolo. Illesi anche i due occupanti dell'Audi, riusciti a frenare pochi centimetri prima che il tronco finisse sul cofano, come ci ha raccontato proprio il giovane passeggero della vettura. Noi stavamo arrivando in macchina, a una certa sento quello che guidava, Buco, che dice: "Oh, ma cos'è, ma cos'è?" E alzo gli occhi, vedo proprio l'albero che cade, si è appoggiato sulla macchina, abbiamo sentito l'urto, siamo scesi, abbiamo visto lo scooter lì per terra, col signore che era per terra, ma quello che era sulla macchina è sceso tutto traumatizzato, i vetri erano esplosi, la macchina era piegata, è basta. Voi non vi siete accorti di niente, cioè improvvisamente? No, improvvisamente è venuto giù, senza rumore, senza un ciocco, niente di che, è venuto giù. Sconvolta anche la proprietaria della Fiat Punto. Al volante c'era il suo compagno. Lei era in casa con il loro bambino. Guardando l'albero che schiaccia i sedili posteriori, non riesce a non pensare a che tragedia sarebbe stata se su quell'auto ci fossero stati tutti e tre, o se il compagno non avesse accelerato, come le ha raccontato di aver fatto, guadagnando quel mezzo metro che probabilmente gli ha salvato la vita. Non è la prima volta che questi alberi, col forte vento, perdono rami, anche di grosse dimensioni. Sono alberi malati, ci dice uno dei residenti della via, che, afferma, più volte ha segnalato il problema al comune. Allora, io abito al 195 di Foro Boario, dove ci sono tutti questi alberi in altezza che non finiscono più. Dopo diverse lettere al sindaco e di chi ne è competenza che si palesavano la colpa uno dall'altro, gli alberi non sono mai stati tagliati, dopo capitano questi incidenti. Ci hanno detto che sono tutti alberi ammalati, ci hanno detto però non possono fare niente, per punta sono ammalati. E un paio di anni fa sono già caduti due rami, un altro su una macchina che era posteggiata qua. Meno male che non passava nessuno e non si è fatto mai nessuno.